Mister, la sensazione che ci siano anche due punti in più, per l'aggressività, perché per come la squadra l'ha giocata, il primo forse è quanto giovane, perché la partita poi è stata una partita, la squadra è stata compatta, creata, aggredita, non ha concesso palle. E dici per la prestazione, perché era la partita che avevamo preparato? Decisamente arrabbiato perché era una partita da portare a casa, perché c'eravamo e quando sei in partita bisogna tirar fuori quell'atteggiamento in più che ci deve permettere di far gol, quella voglia di andare a far gol. Secondo me oggi ce lo saremmo anche meritato, ma fino all'ultimo, anche l'occasione che abbiamo avuto alla fine, dimostrazione che comunque eravamo dentro la partita, c'eravamo mentalmente, fisicamente, con coraggio, quindi complimenti alla squadra. Allo stesso tempo da domani si lavora con grande ambizione per cercare di andare a migliorare ancora nei punti in cui dobbiamo migliorare. Ecco, il miglior secondo tempo, non so se è d'accordo, cioè anche come peso offensivo, anche l'ingresso di Verdura è stato un ingresso buono, cioè quello... Secondo me la partita era stata fatta anche nel primo tempo, solo che siamo mancati di determinazione negli ultimi 30 metri, perché se vado a pensare alle palle che sono arrivate in quella zona, nella zona di finalizzazione, noi non ci siamo stati, invece nel secondo tempo ci siamo stati di più, siamo stati più concreti e abbiamo avuto anche le occasioni migliori per poter andare in vantaggio. Chiudendo, di fatto non concedendo quasi nessun pallone né a Mastroianni né a Scarelli, a Valdestrato, tutti gli attaccanti abbiamo davvero concesso poco, quindi... Forse Morello un pochino di più, ma... Beh, un giocatore che comunque nell'uno contro uno mette sempre in difficoltà, quindi non siamo stati bravi noi nel suo raddoppio poi a chiuderlo, perché lo raddoppiavamo, ma gli concedevamo sempre opportunità di o di mettere palo di puntarci, quindi lì siamo stati un po' disattenti. Ecco, i cambi, Tonichetti è un cambio anche in previsione, in pensiero di io? C'era un... No, Tonichetti ha chiesto il cambio lui perché ha sentito un fastidio sul quadricipite, e adesso vediamo domani come sarà la situazione. E anche l'ingresso di Martignano, buono, è molto più fatica su di lui, sì, ma è un modo di giocare che... La realtà è che aveva la necessità di poter gestire le energie dei due attaccanti in previsione anche delle partite della prossima settimana, e quindi una considerazione di gestire anche Filip e che ci poteva dare aggressività. La soluzione di Filip è stata più determinata dalla munizione che peraltro comunque secondo me stava facendo una buona gara. C'è qualcuno che rischia, perché no? Siamo tutti anche giallo su Sini, ma no, no, tutti no, a disposizione. Sini apposta è Filip che sarà squalificato perché ha preso la munizione. E invece lei mi ha detto che c'era un controllo su Pagani, c'è qualche possibilità di vederlo, di vederlo aggregato al gruppo? Non ancora. Vediamo, ci dobbiamo ancora confrontare con lo staff medico perché l'ha fatta ieri in serata, quindi domani mattina avremo le risposte su di lui. Inizia un trittico, però un trittico iniziato, lei dice arrabbiato perché non si è portato a casa, però è iniziato con l'atteggiamento giusto, questo è. Era sicuramente l'obiettivo di oggi, era quello di fare una prestazione che ci permettesse di affrontare le altre partite con grande entusiasmo. Peccato per non aver portato a casa i 3 punti, usciamo con 1 punto e lavoriamo per cercare di migliorare dove, come stiamo facendo, perché la squadra comunque è compatta, è sempre equilibrata, oggi siamo riusciti a essere anche più aggressivi, stiamo creando più occasioni. Quindi quello che abbiamo lavorato in settimana si è visto, e di questo quando succede un allenatore può essere solo più contento. No, invece mister, buonasera. Buonasera. Chiedo se per lei è stata una partita anche tra virgolette speciale, perché ci dicevano qui degli archivi di suo padre Adriano qui negli anni 80, del suo ruolo, sì. Se la sentiva forse un filino più... Ho qualche anche ricordo di quando ero piccolino che mi portava qua, quindi sì. Per lui è rimasto un po' nel cuore, sicuramente anche per me rivedere il campo ha creato qualche emozione. E poi comunque complimenti per la prestazione, e Fiorenzuola alla fine messo in difficoltà, penso che su questo possa essere contento, al di là di quello che ha detto che non è riuscito ad arrivare al risultato. Noi avevamo grande stima e ammirazione per quello che sta facendo Fiorenzuola, e quindi venire qua e giocarsela alla pari e avere anche delle occasioni per poter fare 3 punti sicuramente ci soddisfa, rimane un po' di amaro in bocca perché poi la partita secondo me è stata fatta e c'era da metterci qualcosina in più. Grazie. E il coraggio per qualcosa in più che dice o...
è coraggio, è l'attitudine a esserci, l'attitudine, la spensieratezza di qualche punto in più che all'ultima occasione ti permette di controllare palle in area e far gol con serenità, è l'abitudine ad esserci, comunque è capitata la palla a un 2004 e ci sta che possa sbagliare.